La logica è quella di uno sviluppo locale basata sulle intelligenze che già ci sono in loco. Un confronto tra i beneficiari dei piani locali per il lavoro che operano nel turismo per fare rete e costruire nuove realtà e possibilità imprenditoriali. E questo lo scopo di Networking Sviluppo Turistico, l'incontro che si è tenuto alla Lamezia Terme ospitato dal Comune e che ha visto protagonisti giovani provenienti da tutta la regione. Una selezione fatta precedentemente sulla base della qualità dei nostri giovani, sulla base di quello che avevano fatto in maniera precedente alla domanda e ciò che avevano come idea di sviluppo della Calabria. Ed ecco alcuni degli esempi portati a dimostrazione di come si possa fare impresa trovando nuove strade. Quello che intendo fare è promuovere un turismo che sia di nicchia, quindi un turismo non massificato, e soprattutto intendo non vendere la Sila come un prodotto ma come un'esperienza. La mia idea imprenditoriale insieme al RUP dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico è quello di destagionalizzare il turismo. Noi ci rivolgiamo a persone over 60, abbiamo già stretto delle collaborazioni e delle partnership in modo particolare con la Danimarca. Difatti, Tiziana Bagnato per la CNews 24. Realizzato un evento.